Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Già, ho qui una bella tisana rilassante, molto rilassante, perché questo è il video, ragazzi. Ho finalmente trovato la voglia e le forze per fare questo video, perché comunque dovevo concludere quella serie che sembrava infinita di Sfiga House e oggi finalmente vi racconterò l'episodio finale. Prima di iniziare vi dico che alla fine ho deciso che questa sarà una delle postazioni fisse per i video, anche se inizialmente dicevo di no, perché ok, è vero, non sarà la cosa più comoda del mondo per me, però raga, è troppo bella. Cioè, secondo me proprio come effetto, come colori, mi piace troppo, quindi ho deciso che sarà questa la postazione, anche se comunque farò magari alcuni video nella postazione del divano, poi alcuni saranno fatti in cucina, insomma, non ci sarà una postazione proprio fissa, 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 però questa sarà una delle postazioni. Comunque, allora, veniamo a noi. Prima di raccontarvi proprio la conclusione del tutto, vi racconto la parte dei muratori che non vi avevo raccontato nell'ultimo Sfiga House perché stava durando troppo. Allora, cosa è successo con il muratore? Oltre ad avermi fatto tutte le piastrelle della cucina storte, ha fatto un'altra cosa prima, che non saprei nemmeno io se definirla più o meno grave delle piastrelle. Ah, tra l'altro, se vedete che parlo un po' così perché l'allergia vi sta abbazzando, sono tutta intasata, otturata, non ce la faccio più, quindi vabbè, lasciamo stare. Ignorate il mio stato di salute. Comunque, dicevo, cosa è successo? Praticamente il muratore, dopo che tutti i lavori erano stati fatti, dopo che avevano imbiancato, proprio tutto finito, raga, tutto finito, di cosa si accorge? Di aver sbagliato le misure delle porte. Ebbene sì, raga, infatti io ho tre porte in casa, di cui due sono di una misura totalmente a caso. Nel senso che di solito le porte hanno una misura standard, universale, le mie no, sono state fatte boh, non si sa bene come. Infatti una è giusta, tutte le altre stranissime. Quindi, cioè, momento di panico perché, ok, io non posso adesso andare a rilavorare sullo spazio delle porte quando ormai tutto è stato dipinto, imbiancato, eccetera, cioè no, assolutamente no. Quindi la soluzione è stata questa. Come potete notare, qui in alto ci sono come due assi di legno, insomma, è doppia la parte alta delle porte. Questo perché l'unica soluzione fattibile era appunto coprire il pezzo che sarebbe avanzato, cioè ci sarebbe stato un buco praticamente sopra la porta, aggiungendo un pezzo di legno in più. Che tutto sommato, ragazzi, cioè, non è male, nel senso che secondo me se uno proprio non glielo dice non ci fa caso. E va bene così, non è antiestetico, ci sta. Però, insomma, ragazzo mio, accorgerti quando ormai tutti i lavori sono fatti. Non lo so, svegliamoci, eh! Per di più, la porta del bagno è veramente piccolissima, quindi hanno dovuto tipo tagliarla, adattarla, insomma, una serie di lavori che non sto qua a raccontare. E mi piacerebbe dirvi che il disagio per quanto riguarda le porte si può concludere qua, ma non è così, perché dovete sapere, chi mi segue su Instagram lo sa perché aggiornavo nelle storie di Instagram quel giorno, quando mi hanno consegnato le porte, me le hanno consegnate sbagliate, raga. Io ormai rido, guardate come rido delle mie disgrazie. No, veramente, anche il giorno stesso ho fatto, ma aspettate, queste non sono le porte che ho scelto. Raga, vi giuro che sì, mi hanno portato le porte sbagliate. Infatti, queste erano le porte che io avevo scelto, mentre queste sono le porte che mi hanno portato. Porte che mi hanno portato, lol. Come noterete, c'è una grande differenza, anche perché quelle che ho scelto erano grigie e quelle che mi hanno portato sono bianche. Quindi, insomma, c'è proprio due cose totalmente diverse. Però devo dire che in questo caso c'è stato un lato positivo nell'errore. Infatti, dovete sapere che io queste porte grigie le avevo scelte ancora prima di scegliere i colori dei muri, eccetera. Quindi, quando poi ho scelto i colori dei muri, non ero più tanto sicura della scelta delle porte grigie, perché secondo me non ci stavano poi così tanto bene. Però ero anche a quel punto della mia vita dove dicevo: boh, non ho voglia di cambiare di nuovo, magari fanno casino, le lascio così, tanto sono porte, chi se ne frega. Però questa cosa mi rimaneva un po' qua, cioè mi stavo proprio un po' accontentando, quando in realtà io infatti avrei voluto delle porte bianche. Quindi, raga, qui non so, l'universo si è mosso in mio favore per una volta e ha fatto sì che mi arrivassero effettivamente le porte che volevo, bianche, invece di quelle che avevo scelto grigie, che tutto sommato ci sarebbero state meno bene, perché quelle bianche, raga, ci stanno veramente da Dio. Quindi sì, hanno fatto un errore loro, però tutto sommato l'errore ha portato con sé un qualcosa di positivo. Finalmente! Incredibile, una gioia.
Ma ovviamente non poteva andarmi proprio tutto bene, infatti si sono dimenticati un pezzo della porta, praticamente il pezzo sotto della maniglia dove si infila la chiave. Come si chiama quel coso, raga? E non me lo riportano loro, devo andare io in negozio a prendermelo. E vabbè, quando avrò voglia andrò a prendermi quel pezzo mancante. Quindi questa era la parte che non vi avevo raccontato, insomma, l'ultima volta. E veramente, cioè, fino all'ultimo, solo ed esclusivamente danni. E dico così perché veramente fino all'ultimo solo ed esclusivamente danni, perché adesso arriviamo veramente alla parte più assurda. Qui veramente abbiamo concluso in bellezza perché i miei spighouse non potevano concludersi in una maniera diversa. Infatti, sapete bene che l'ultimo passaggio che mi mancava prima di venire qua in questa casa era il trasloco. E voi pensavate davvero che il trasloco sarebbe andato bene, liscio e tranquillo? Ma assolutamente no, raga, assolutamente no. Infatti, dovete sapere che io ho pagato un'impresa di traslochi, quindi non il cugino che veniva a darmi una mano, ho pagato un'impresa di traslochi per far sì che mi portassero e smontassero, rimontassero tutte le cose dalla vecchia casa alla nuova casa, perché insomma erano un bel po' di cose, quindi quella era l'unica soluzione. Cosa è successo? Dammi la forza di continuare questo video. L'impresa di traslochi mi ha rotto qualsiasi cosa. Non sto scherzando, raga. Quando vi dicevo su Instagram questa cosa, ho ricevuto una quantità di messaggi di gente allibita che veramente mi diceva: "No, stai scherzando, non può essere veramente". E invece sì, raga, è successo veramente. L'impresa di traslochi mi ha rotto una quantità di cose che voi non avete idea, ma ora le vediamo insieme. Innanzitutto mi hanno rotto tre lampade, di cui una proprio distrutta del tutto, ed è una lampada che tra l'altro, insomma, avrei preferito arrivasse intera, visto che non l'ho pagata proprio poco, e questa proprio disintegrata. Bene, le altre due lampade sono rotte, però non proprio distrutte, nel senso che sono utilizzabili se si nascondono i punti in cui sono lacerate, però sì, rotte anche quelle. Mi hanno distrutto la macchinetta per fare il caffè americano, che tra l'altro era stato un regalo di Dobba, che ha la brocca in vetro. E lì è stato veramente bello perché è stata la prima cosa che mi hanno rotta. E il tizio l'ha rotta davanti a me, raga. Proprio gli è cascata in terra, l'ha distrutta davanti a me. E la sua reazione è stata questa: guarda la brocca rotta in terra, guarda me, guarda la brocca, guarda me, e mi dice: mi dispiace, signora. Ma mi dispiace cosa? Ma mi dispiace cosa? Ma me l'hai frantumata, ma di almeno, non lo so, cioè, te la ripaghiamo, cioè, ma no, mi dispiace, ma meno male che ti dispiace. Ok, raga, devo calmarmi. Ero stata così brava e calma fino adesso, ma rivivere quel momento mi ha fatto sbroccare, scusate. Vabbè, fatto sta che poi hanno rovinato il muro viola di camera mia, ok? Perché hanno fatto proprio una rigata bianca così sul muro. E tra l'altro facevano anche gli ignorri, facevano finta di niente, no? Io dopo gliel'ho fatto notare, gli ho detto: ma il muro me lo lasciate così? Sapete cosa mi hanno risposto? No, ma questi mi prendevano per il culo, perché sennò veramente io non me lo spiego. Mi hanno risposto: ma sì, dai, ci metti un po' di viola e si copre. Cioè, secondo te se io prendo della pittura viola e vado lì dove c'è la riga, non esce uno schifo più di come adesso, no? Risolvo tutto semplicemente, certo. Quindi, dopo aver visto l'espressione che avevo in volto, hanno deciso di cambiarmi la risposta dicendomi: vabbè, dai, ci mettiamo l'armadio davanti, non si vede niente. Ma il problema non è come coprire la cosa, ok? Quello me lo vedo io. Il problema è che voi dovete ripagare i danni che mi state facendo. Ma ci arriviamo dopo. Quindi, a parte quella cosa che poi è stata appunto coperta dall'armadio, che grazie a Dio lì ci andava l'armadio e qui è stato coperto, comunque in tutto il resto della stanza ci sono dei pezzi di muro rovinati da loro che sbattevano le cose ovunque. Ok. Dopo il lampadario in cucina nuovo, raga, che ho preso nuovissimo perché ve l'ho fatto vedere anche voi nel video haul. Il tizio dell'impresa, mi viene anche un po' da ridere a raccontarlo perché, cioè, io veramente non so più come reagire, me l'ha piegato. Cioè, praticamente c'è una delle tre lampade che ha tipo un angolino che in teoria non dovrebbe avere perché l'ha colpito, non mi ricordo come, non so come, e me l'ha piegato. Il lampadario nuovo, appena comprato, lui me l'ha piegato. E loro sempre con questa espressione da: oh, ops, non l'abbiamo fatto apposta. Madonna, io vi lancio dalla finestra, giuro che vi lancio dalla finestra. Ora, io non ricordo esattamente se ci sono stati altri danni, perché vi giuro che io quella mattina non ho più parlato, non riuscivo più a esprimermi, ero così, con questa espressione proprio priva di ogni emozione. Loro provavano a farmi anche le battute, veramente provi a farmi le battute, e io impassibile rimanevo così. Vabbè, fatto sta che perlomeno alla fine mi hanno fatto pagare di meno,
grazie a Dio, perché con tutti i danni che hanno causato, cioè mi sembrava il minimo. Ma la cosa veramente bella è che quando se ne stavano andando, il tizio dell'impresa ha avuto anche il coraggio di dirmi: beh dai, comunque è una bella pubblicità, spero, no? Cioè, soddisfatta? Ok, qui è ufficiale, mi sta prendendo per il culo. Io, raga, non gli ho neanche risposto, perché se in quel momento io aprivo bocca, giuro che mi sarei presa una denuncia probabilmente. Quindi sono stata zitta e mi sono limitata a guardarlo tipo: stai scherzando, mi auguro. Cioè, il mio sguardo veramente gli ha comunicato tutto e me ne sono andata senza dir niente. Quindi ragazzi, questo è stato l'episodio finale dei miei Sfigaus. Ho veramente passato le peggio cose che io non auguro a nessuno, e non riesco nemmeno a capire perché io abbia avuto una sfiga del genere, che finalmente però si è conclusa. Mi sento come di aver sconfitto il boss finale, cioè veramente sono arrivata alla fine del gioco, ho sconfitto il boss finale, ho vinto e fine, cavolo, ho vinto io! Cioè veramente è stato un parto, dei più dolorosi e brutti, cioè io veramente non so nemmeno come io sia riuscita ad arrivare sana mentalmente, cioè a un certo punto un po' di sanità mentale l'ho persa, però cioè veramente ragazzi, ce l'ho fatta, sono qui, sono contenta, ho anche finito di sistemare praticamente tutto, quindi la casa è ormai vivibile, non sono più sommersa dagli scatoloni. Mi avete chiesto in tantissimi un come si chiama, non stavo dicendo Stregaus, non si chiama Stregaus, home tour. Vi farò aspettare un pochino per l'home tour, semplicemente perché voglio farlo quando la casa sarà esattamente tutta come dico io, perché ho delle cose ancora da mettere sui muri eccetera, quindi quando sarà tutto esattamente come dico io, che la casa è pronta, farò l'home tour, non vi preoccupate, logicamente ve lo farò, perché dopo che vi ho fatto comunque seguire tutto il casino per la casa, ci mancherebbe che non vi faccia un home tour. Quindi fine raga, questo è quanto. Io come sempre non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, che mi fate scassare dal ridere o mi date a volte un grosso supporto, o semplicemente anche solo raccontandomi le vostre di disgrazie mi sento un po' consolata, un po' capita, cioè sento di non essere la sola al mondo, quindi sfogatevi pure nei commenti come meglio credete. Però scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho raga, ce l'ho, hashtag you win. Sì raga, perché io ho vinto, quindi scrivetemelo tutti, hashtag you win, e datemi una bella carica qui sotto nei commenti. Comunque io vi ricordo che in descrizione vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Io raga vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video, in questo video finale di tutte le mie sfighe, e noi ci vediamo al prossimo video senza sfighe. Ciao!